Allora, il macellaio l'ho fatto e l'ho fatto perché in un certo senso me l'hanno imposto di farlo, in quanto questa era l'attività di famiglia. Poi per problemi che non sto qui a raccontare perché, come si suol dire, ognuno è figlio della propria storia, quindi mi sono dedicato al lavoro di famiglia. Però, come mi ha definito un mio carissimo amico, che è Maurizio Carnevale, io faccio questo lavoro pensando ad altro, pensando a un altro lavoro, nel senso che faccio il macellaio, però nella mia mente, la mia è una mente artistica e l'arte mi ha salvato, perché l'arte per me è stata, come dire, una medicina, tipo il Lexotan, tipo il Tavor, perché io grazie all'arte ho risolto un sacco di cose, che è la mia amante è sempre disponibile. Perché deve essere in questo modo, sempre disponibile. Quindi, in un certo senso, quando ho i miei momenti particolari, mi rifugio nel mio studio e sicuramente qualcosa esce, qualcosa di molto gratificante. È come sembra un parto, in poche parole, no? E come diceva l'altro mio caro docente dell'Accademia, si fa arte sempre, anche nel momento in cui io vado a pensare quello che vorrei realizzare, io sto facendo arte. Quindi penso, mi viene l'ispirazione, penso a come realizzarla, poi faccio il progetto e poi la realizzo. Da qua a lì, da A a B, come si suol dire, passerà molto tempo, però l'importante è poi realizzare la cosa. Adesso diciamo che, come si suol dire, è avvenuta un'osmosi, no? Nel senso, dalla macelleria sono passato al food, quindi la macelleria adesso mi serve per poter coltivare quest'altro bello aspetto che è il food. Sì, ma in effetti è così, ognuno di noi fa quello, in un certo senso, quello che vogliono gli altri, no? Quello dove gli altri ti indirizzano, no? Io, grazie a Dio, sono anche genitore, ho due ragazzi e non li ho obbligati a fare quello che stanno facendo adesso, li ho lasciati liberi, no? Perché non necessariamente dobbiamo riporre sugli altri le nostre aspettative, invece su di me è successo il fatto contrario, no? Cioè i miei, in un certo senso, io non è che li voglio biasimare assolutamente, e mi hanno fatto fare ciò che loro volevano che io facesse, quindi io l'ho fatto con sacrifici, con stati d'animi particolari, perché magari io, per dirne uno, non so giocare a carte, non ho amicizia, sai, quelle amicizie che nascono da bambini e poi te le porti dietro per tutta la vita. Io purtroppo non ho questi tipi di amici, ho un sacco di conoscenze, amici che poi giustamente sul mio percorso ho incontrato, gente che mi ha capito, perché certe persone vanno capite, no? Non vanno giudicate a prima vista, perché non è facile dare giudizi affrettati. E quindi io adesso sono realizzato perché è avvenuto questo, è venuto questo cambiamento che in un certo senso era magari stato progettato nel mio subconscio, però ho impiegato tantissimi anni, sono stati tantissimi anni, ad arrivare a questo punto. Io adesso sono soddisfatto, orgoglioso di quello che sto facendo, perché, come dire, sono in un percorso che ancora non è finito sicuramente, perché ha molti margini di espansione questo mio progetto, per usare un termine, diciamo, più appropriato. È stata una sera, eravamo in macchina con la mia famiglia, siamo passati davanti a una vetrina allora, che adesso purtroppo non c'è più, un negozio che si chiamava Copar, dove vendevano tutte le attrezzature per dipingere. Mi sono fermato, mia moglie dice: "Ma che stai facendo?" No, diceva: "Vengo subito." Sono sceso, ho comprato il cavalletto, ho comprato dei colori e ho comprato una tela. E dice: "Ma che è successo?" Dico: "No, evidentemente in quel momento era arrivato il momento giusto per poter iniziare questo mio cammino, questo percorso." Quindi sono arrivato a casa come quei bambini ansiosi di aprire il regalo, no? Mi sono messo a dipingere, il primo, diciamo, disegno che ho fatto sono stati dei cavalli in corsa, che ancora conservo. Oggi io con il segno di poi penso: perché questi cavalli in corsa? In un certo senso è stata la partenza per una nuova meta, per una nuova cosa. Da quel momento in poi non ho più smesso, anche oggi pomeriggio, nel senso, ho finito di fare un lavoro che mi hanno, non commissionato, mi hanno chiesto di poter esporre verso il mese di aprile, marzo, ma è marzo-aprile, un lavoro, e oggi ho lavorato alla realizzazione di questo progetto, di questo lavoro artistico, insomma. Che poi io sono un artista, diciamo, un pochino sui generis, non dipingo
Cioè, non voglio sedurre nessuno con la mia arte, no? Cioè, io innanzitutto faccio arte per me stesso. Dopo, se piace, bene, se no, fa lo stesso, insomma, capito? Perché la devi sentire, perché ogni lavoro che faccio, che ho fatto, è uno stato d'animo. Infatti io, quando mi chiedono, ma che cosa rappresenta? Non rappresenta niente, è uno stato d'animo. Per esempio, prendiamo questo qui, oppure questi lavori qui, che sono lavori che sono stati fatti una decina di anni fa. Sto love, non so se mi sono impossessato di un lavoro che ha fatto John Indiana, sicuramente tutti, cioè, gli addetti ai lavori conoscono, perché purtroppo no, adesso non c'è più. Ci sono dei lavori suoi a New York, nelle più importanti città del mondo, dove lui ha fatto sta scritta Love, e poi è stata fatta in mondo, come dire, una scultura gigantesca. Ah, però io ho preso questo perché per me questo non è più il love di John Indiana, ma il love di Cimorelli, che io, come dire, ho ripetuto centinaia di volte, ho elaborato, e quando mi dice ma che cosa prende, quello è, come dire, è un battito cardiaco, perché parti da sotto, no? Lì magari è stato ripetuto 50, 60, 100 volte con colori diversi, e quindi i colori rappresentano, per me rappresentano gli stati d'animo, quindi ci sono un sacco di colori, sono proprio è un ritmo cardiaco che poi, come se fossero le storie della vita. Sì, assolutamente. Insomma, c'è, cioè, magari, sai, se non racconti una storia su quello che fai, è come scrivere un libro, no? Se non racconti una storia, è inutile che parli, no? Per esempio, come questo qua, che è stato proprio uno stato d'animo, perché è stato realizzato in un attimo. Magari qualcuno che mi aveva urtato la mia sensibilità, per non dirglielo in faccia, perché purtroppo noi siamo una massa di ipocriti, no? Non riusciamo a dire le cose in faccia, però li mandiamo a dire, eh? E quindi è nato questo, come l'asino, come tante altre cose, insomma.